Beh, eccola. Va bene. Non ne pensavo che avevo finito. No. È già finita? Così. Cioè, no, ma ci abbiamo proprio una spontaneità, capito? Di fare la televisione. No. Carmine è proprio ingessato. No, guarda. Cioè, proprio. Guarda. Cioè, così c'è un tac. Lui non ha dormito. Ma lui alle grotto. Io oggi alle grotto. Però un po' agitatino, nervoso per la puntata, insomma. La puntata, è colpa della puntata. Io vedete occhiali nero da melograno, no, menagramo, non melograno. Posso? Sì. E questa è stata in occasione a San Martino che si è fatta una. La festa. Che hai fatto? Una poesia? Sì. Che era il periodo che c'era. Già si suda. Enrico Piano, era un disastro, l'Abruzzo aveva diventato un. E mi sono dedicata, mi sono spremuta dal mio animo e è uscito questo. E poi la sera c'è stata una festa tipo karaoke dove chi ha portato la sua poesia. Dopo aver fatto, dove parlate di Rigo Piano, la karaoke. No, non c'era, cioè, non c'entra Rigo Piano. Era una serata allegra. Ecco. Nella mia mente che c'era tutte queste. Disastri e disagi in Abruzzo. Insomma, sei l'animatrice. Complimenti. Del paese? No, non sono l'animatrice, sono. Che ti devo dire? Dai da fare? Beh, vabbè, dai. A livello amatoriale, niente di specifico. Vabbè, importante essere se stessi, guarda. È quella che mi aiuta. Bene, allora chi manca, mi sembra chi manca? Che manchi la conduttrice, vabbè quella arriverà la poi dopo. La conduttrice arriva dopo. La conduttrice arriva dopo. C'ha tutta l'adrenalina, la conduttrice. No, allora, scusami. Ecco. Sì. Ecco, abbiamo rifanato la cosa. No, questa è la. Allora, questa vediamo un attimo. L'hai vista tu, Carmine? La scaletta, no, no, che cos'è? No, questa è la. Tutta la televisione. La scaletta. La scaletta. No, non c'è scaletta. In questa trasmissione non c'è mai la scaletta. Con noi. Come non c'è la scaletta? La poesia, cioè. Come farebbe Paola a salire sul treno? Dai, se riusciamo a inserirla, se ne possiamo parlare. Ci vuole qualcuno. Sarebbe carino. Ci vuole qualcuno che. Chi è? Chi è? C'è un amico che ci è venuto. Il bello della diretta. Ciao Fabrizio. Vieni Fabrizio. Eccolo. Stiamo registrando. Chi si rivede? Lui è un grande uomo di televisione. Stiamo registrando una trasmissione. Benvenuto. Come no? Dall'altra parte della telecamera. Per la prima volta sì. Tutte poesie. Per la prima volta sì. Grande, per grazie. Per me sarebbe un onore. Passare dall'altra parte. Chissà, cioè, cosa che spesso sempre di più avviene ai nostri tempi quando. Cosa molto imbarazzante dalla mia parte. Però per me è passare dall'altra parte. Però adesso vediamo se. No, assolutamente un grande onore per noi. Lui è uno dei pionieri della televisione. Il bello della diretta. Il bello della diretta. Ciao Francesco. Saluti carissimi a Guardia Grele. La prima cosa c'è qualcuno di Guardia Grele in questa trasmissione, ma lo scoprirai soltanto guardandolo. Adesso ti saluto. Ciao ragazzi. Aspettiamo la conduttrice. Ciao. Hai visto che succede? Cosa incredibile. Della Guardia. Cioè, viene, capito? Qui c'è della Guardia. Spettacolo, vabbè. Dai. Che hai visto le sorprese? Accomodiamo? È che per scrivere ci vuole cultura. Vieni. Fabrizio, però, ciao Fabrizio. Vieni perché ci sono grandissime artisti che proprio. E poi mi servirà pure gli occhiali, però. We'll be right back.
Buonasera, benvenuti alla seconda stagione di Consigli per gli Acquisti Show. E questo vuol dire che fedelmente ogni martedì sera alle 21 ci troverete qui su Rete 8. E se dico ci troverete parlando al plurale è perché, come sapete, Consigli per gli Acquisti Show si muove in battaglione, in squadra. E parto da lì per dirvi le prime conferme e le prime novità. Perché ogni stagione porta con sé delle nuove certezze e delle nuove bizzarrie. Allora, la certezza è che quest'anno il sottofondo musicale che sentite già è ad opera del nostro Alfredo Scogna, al quale... voilà, al quale dobbiamo la sigla originale che avete sentito. Questa è la prima grande novità, ma che emozione, una sigla tutta nostra, musicalmente originale. Insomma, mi emozionerò ogni volta alla partenza di ogni puntata. E poi altre certezze, beh, dei nomi che lo scorso anno sono venuti a trovarci spesso e volentieri. E allora quest'anno abbiamo voluto un po' dare una ciclicità alla loro presenza, sono entrati proprio in squadra fisica. Il professor Francesco Stoppa. Buonasera, ben ritrovati a tutti, buonasera, ben ritrovati. Che meraviglia! E poi, oltre al professor Stoppa, lo avete visto, lo avete letto nella sigla, ci saranno anche il buon Luca Pompei, beh, di casa qui, non serve che ve lo presenti ulteriormente, e poi Fabio Di Cocco, che lo scorso anno ci ha strappato tanti di quei sorrisi che non ho resistito all'idea di irretirlo e portarlo a casa per sempre, per tutta la stagione. Quindi fino a maggio questi nomi che vi ho elencato ci saranno sempre. E poi resta la buona abitudine di aprire il salotto alle promozioni. Beh, insomma, Consigli per gli Acquisti Show è questo, no? I consigli per gli acquisti. E quindi andiamo a promuovere ciò che di buono c'è sul territorio e oltre. Ma, lasciatemelo dire, vanto quest'anno una novità della quale noi tutti andiamo fieri. Sì, abbiamo voluto letteralmente aprire le porte di Rete 8 a voi. Eh sì, a voi, chiunque voi siate, qualunque cosa voi facciate nella vita, non serve che abbiate da promuovere qualcosa se non i vostri ricordi, la vostra storia. E così andremo a conoscere anche una persona, non vi voglio anticipare niente, perché tra poco ve la presenterò, che ha portato qui nei nostri studi la sua storia comune, che vedrete, come sempre, il comune si trasforma in straordinario in un attimo. Ma lasciatemi presentare il direttore di Rete 8, Carmine Perantuono. Voilà. Ciao Paola, ciao a tutti. Carmine, tra poco parleremo del nuovo palinsesto. Parte la nuova stagione. Parte la nuova stagione, qui parte con red carpet. Hai capito? Hai capito come roba, ci siamo evoluti? Si ah, il rosso ci è piaciuto e allora ci siamo a prova gusto. Però parleremo anche di, voglio dire, di letteratura. Però se la chiamo così, lui mi mena, credo, vero? Gino Bucci, l'abruzzese fuori sede. Che poi fuori sede, ormai. Ormai sei l'abruzzese in sede che ci parlerà del suo nuovo libro, nulla vi anticipo e tutto ci dirà. E vado anche a presentarvi colui che quest'estate ha davvero spopolato sui social. All'improvviso non si faceva che parlare di lui, perché lui è un fregno abruzzese, scusate, l'ho dovuto dire, perché proprio questo è il suo nome. Io sono un fregno abruzzese. Buonasera, buonasera. Che ciao. Poi all'anagrafe sei Ugo Moschera. Ci diremo tutto, caro Ugo, io sono curiosissima di conoscerti più da vicino, ma che meraviglia. Parto però dal nostro direttore. Ah, poi inutile dire, ma l'avete letto insomma nella sigla, ma avrò modo nell'arco della puntata di nominare anche coloro che non si vedono ma senza i quali donamo. Dove andiamo? Ma strada facendo ve li dirò tutti. Intanto, direttore, allora dicevamo nuovo palinsesto. Nuovo palinsesto, intanto tante conferme, perché in particolare questa mi piace essere qui tuo ospite, Paola, perché grazie. Vuol dire che è andata benissimo la prima stagione, tante altre trasmissioni riproposte, perché bisogna poi anche abituarli, i telespettatori, alle fasce orarie, e il pubblico ha mostrato di ricambiare insomma con la sua fiducia le scelte che abbiamo fatto nel proporre su Rete 8 programmi per tutti i gusti, per tutte le stagioni e per tutte le età. Discorso quello dell'età, su cui sì. mi piace ritornare, perché vedo dei comunicatori della nuova generazione, sicuramente sarà uno dei temi che tu vorrai affrontare. Rete 8 che resta nella tradizione, però un grande esperimento di innovazione. Quest'anno è inutile ricordarlo, ci siamo lasciati
lasciate alle spalle questa bellissima esperienza di aver determinato sostanzialmente il flusso dell'informazione nazionale, sì, quando in occasione delle elezioni nella nostra regione, attraverso la partnership con Antonio Nodo, praticamente siamo finiti sui media di tutta Europa, tutto il mondo, perché se si cercava Abruzzo si trovava, sì, Rete 8. L'informazione che resta un po' il perno della nostra proposta televisiva, ma tante altre conferme innanzitutto. Mi piace parlare di conferme perché, come dico sempre, nel nostro mondo, quello della comunicazione, dello spettacolo, anche del giornalismo, ci sono tanti battesimi e pochi compleanni, quindi i format che tornano sono quelli, sì, che funzionano. Copriamo tutta, sì, la giornata ormai, manca solo la notte, chissà se magari in futuro troveremo qualcosa, così i nostri tecnici finiranno per ucciderci. Stanno facendo poi delle facce che infatti, non ti vedo, vedo, non vedo, ti vedo, vedo Andrea Di Fabio che è entusiasta di questo progetto notte che lanceremo immediatamente a partire tra qualche settimana. Grazie di averglielo detto adesso, ancora un'ora e mezza di lavoro. Va bene. E poi quindi praticamente Rete 8 dal mattino fino a tarda sera con trasmissioni che vanno dall'intrattenimento ma anche alla informazione, alla chiacchiera intelligente, così come il cazzeggio intelligente. Il cazzeggio intelligente, quanto ci piace. Io sai che ho notato, perché è vero che ci sono tante conferme e c'è però più di una novità, sì, ce ne sono diverse, sì, anche molto nell'intrattenimento, nel far passare, sì, delle belle ore a chi ci segue, sì, da casa. Sì, no? Per esempio, ne cito un paio perché, sì, saranno le due, sì, le due novità di quest'anno che io personalmente ho proposto e poi insomma ho spinto adesso, spero con buoni risultati, due autori a farli diventare format. Un programma sugli animali, perché sia nella cronaca sia nella vita sociale ormai sono veramente protagonisti delle nostre discussioni. Io penso anche sui social si parli molto di animali, e allora abbiamo ingaggiato tra virgolette l'uomo che ha narcotizzato il leone di Ladispoli, il dottor Bisegna, e gli abbiamo detto organizza un talk sugli animali, perché c'è sempre questa diatriba tra animalisti e persone che invece vedono gli animali anche come un qualcosa da cui stare lontani, e dare una giusta informazione scientifica su tutta una serie di fenomeni che sono sempre più nelle nostre, sì, vite, voglio, sì, dire i cervi, i cinghiali, sì, ma anche, sì, tante, sì, altre situazioni con gli animali domestici, quelli d'affezione, sì, ed un altro che è curato da Magda Chimera, e un altro che è curato da Magda Tirabassi, sì, che parlerà di corna, di tradimenti. Sono curiosissima anche qui, di vederlo. Anche qui ci saranno storie di donne ma anche di uomini che hanno subito, anche che hanno fatto tradimenti, quindi un'altra delle cose di cui si parla tanto nei bar, ecco, per chi dirige una televisione, sì, non solo chi se ne parla, Carmi, non è che se ne si pratica. Per chi fa il nostro mestiere è importante, vedi Paola, andare la mattina al bar e sentire quello di cui parla la gente, perché spesso quando siamo chiusi nelle redazioni siamo troppo autoreferenziali. Come? Mi taccio. Come? No, 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 non poi c'è lo sport, perché poi c'è lo sport di cui tu sei espertissima. Sì, di cui tu sei espertissima, quindi grazie Carmen. Ti comunico, sì, con piacere che senz'altro abbiamo tantissime esclusive, ma questo i nostri telespettatori già lo sanno, perché insomma già abbiamo grandi successi con ascolti e gradimento delle partite delle principali squadre abruzzesi, talk di approfondimento anche sullo sport, insomma, e ripeto anche le fasce nuove che stiamo esplorando e che continueremo a esplorare della mattina, del pomeriggio. Certo, tante certo. E adesso voglio farti una domanda sui nostri telespettatori, ed è qui che voglio presentarti una di loro. È qui, è venuta, è Virginia De Ritis. Virginia, grazie di essere grazie venuta a te, qui. Mi hai desiderato tanto. Ah, sono troppo contenta. Casalinga che guarda Rete 8 quanto? Da quando erano piccoli figli. Dai cartoni animati, via dicendo. Io sono onorato anche perché, sai, noi durante d'estate, no, lo voglio confessare, abbiamo detto ma noi abbiamo fatto tante cose nella nostra storia di questa televisione, le vogliamo riproporre? Allora pensavamo che insomma erano format anche un po' in disuso, e invece
anche il nostro pionierismo televisivo, quello di Rete 8 che andava in giro, signora Virginia, nelle cucine delle signore per imparare a cucinare, per dirne una, e anche quello di una persona straordinaria che ci manca tanto, che è Pasquale Pacilio, che portava la sua squadra nei piccoli comuni a raccontarne le strade, le chiese, l'artigianato, la cucina. Ecco, hanno avuto ottimi risultati d'ascolto anche queste repliche, per non parlare poi di quelle sportive che insomma ci hanno riportato ai bei tempi, ai bei fasti. Già. Però al di là della nostra fedelissima telespettatrice Virginia, che avremo modo di conoscere meglio, e questa è la novità, come detto, alla quale teniamo tantissimo quest'anno, io ho notato che il popolo dei telespettatori, caro Carmine, si fa sempre più esigente, chiede stimoli. Come si fa a star dietro alla crescita, come dire, delle richieste da parte dei telespettatori? Allora, io ti faccio un discorso assolutamente cinico. Che è questo, cioè, allora si dice bisogna, ecco, io su questo poi mi piace coinvolgere i giovani blogger e coloro che usano strumenti di comunicazione solo in apparenza in contraddizione, anche in competizione con la televisione. Si dice bisogna fare una televisione sempre più per i giovani. Allora, se io dovessi guardare ai miei interessi, che sono gli ascolti in particolare, dovrei fare una televisione soltanto per persone anziane, perché quello che cresce purtroppo in questa regione è il numero delle persone anziane. E questa è una realtà con cui anche, appunto, l'idea consigli per gli acquisti. Tra poco, anche saremo noi, Carmine. E io quello sto dicendo. Siamo noi telespettatori. Ci sono sempre meno giovani, quindi, e poi la televisione è un mezzo che ha una fruizione diversa rispetto a quella dei giovani. Quindi io dovrei, totalmente facendo i miei interessi, che sarebbero anche quelli commerciali, oltre che di ascolto, togliere tutto ciò che è nuovo e arroccarmi nella mia torre d'avorio di un pubblico, appunto, che ama i revival, che ama un certo tipo di televisione di tipo tradizionale. E io questo non lo dico in senso dispregiativo, lo dico perché è la grande forza di Rete 8 è quella di essere totalmente radicata a una generazione di persone che fanno della televisione il loro primo mezzo ancora di acquisizione delle comunicazioni. E sarà sempre così, perché poi anche noi che adesso siamo, io sono della generazione dei boomer, quindi abbiamo difficoltà già noi con alcune novità, insomma, e sarà così man mano che invecchieremo, perché diventeremo più pigri. Allora la televisione resterà il focolare, sempre il focolare. Bravo, riscalda dove la televisione, ti siedi, vedi la partita, vedi il telegiornale, ci sarà sempre la televisione, però non possiamo assolutamente fermarci a questo discorso cinico, e per cui la televisione è anche tanta innovazione, soprattutto deve essere tanta interazione con le nuove forme di comunicazione, perché loro hanno bisogno di noi abbiamo bisogno di loro, e su questo mi piacerebbe, appunto, che loro ci aiutino, che trovino il modo di farci capire quali sono i nostri limiti e quali sono le nostre potenzialità. Bravissimo. Perché loro per tutto la comunicazione questo... oggi sono i numeri uno. Non plus ultra, ne abbiamo due qui, che te lo dico a fa. E la cosa che mi è piaciuta di più, ascoltandoti parlare, e la sensazione che ho avuto nella presentazione del palinsesto di questa stagione 2024-2025, che ci rende orgogliosi per la grande proposta che Rete 8 offre, è che ho notato che quest'anno, più degli altri anni, Rete 8 non solo si è mostrata coraggiosa per le cose che giustamente stai dicendo, ma è come se avesse una personalità più forte. Come se avesse un po' alzato, no? Lo sguardo rispetto anche alle TV nazionali, lasciamelo dire. Beh sì, anche perché insomma sono format, come tu sai, lavorando con noi, e insomma anche tu producendone uno di grande qualità, sono format che se tu li fai a un certo livello puoi andare in onda, puoi andare semplicemente in onda, poi come va, però tu non puoi rimanere su uno standard qualitativo sia tecnico sia di contenuti che è quello di, insomma, di accendo una telecamera e parlo, oppure faccio vedere una partita. Oggi non è così. No. Oggi se non fai una partita di calcio con 5-6 telecamere la palla non si vede, perché ci sono i televisori in alta definizione. Faccio un discorso
tecnico prima che giornalistico, poi sui contenuti giornalistici sono i nostri telespettatori a giudicarci e i riscontri sono stati molto positivi quest'anno. Ripeto, abbiamo fatto un salto di qualità un po' tutti e soprattutto ci siamo cimentati, come giustamente mi stimolavi tu nella riflessione, con format che sono propri delle televisioni nazionali. Assolutamente. Adesso e poi vogliamo anche dire che c'è un apparato tecnico chapeau che permette che tutto questo quindi possa il varietà esistere. Produrre un varietà significa avere una produzione sostanzialmente a parte rispetto a quello della televisione nazionale. Produrre una trasmissione in cui c'è una cucina dentro uno studio non è una cosa semplice, puoi farla in modo che diventa anche involontariamente comico, invece tu lo fai in maniera professionale, perché la telecamera è posta in una certa posizione. Cioè, io penso che queste cose i nostri telespettatori le notano e per questo ci scelgono. Assolutamente, non chiudo questa parte dedicata a te Carmine se non mi dici due cose sui fatti e le opinioni. Sì, il tuo programma riparte venerdì avremo una puntata dedicata alla situazione della regione Abruzzo, i debiti della sanità, quindi cose brutte di cui non vogliamo parlare adesso. Cose brutte ma comunque che fanno parte del dibattito in questa regione. Voglio annunciare una trasmissione importante che ci sarà il 25 di ottobre, in cui ci sarà la prima uscita televisiva in Abruzzo di Luca Telese, al quale facciamo gli auguri perché è diventato direttore del centro e sta diventando tra virgolette anche un nostro amico. Un personaggio così sta diventando, come lo è da sempre il centro, con il quale la sinergia prosegue e diventa sempre inevitabilmente più televisiva grazie a Telese. Eccolo qui. Allora io dico, ecco, il 25 Luca Telese sarà qui con noi per la prima, ovviamente lui è un giornalista di La Sette, io questo lo devo dire con grande rispetto per La Sette, però è anche il direttore del centro. Allora, come direttore del centro intervisterà il presidente della regione insieme a me ai fatti e le opinioni. Che meraviglia, del 25 di segnate in agenda, in calendario. E perdonatemi se mi muovo molto, vedete, sto ondeggiando dall'inizio della puntata, non mi riesco a fermare, ma perché abbiamo il sottofondo live. Ma voi mi dovete trovare un programma che per tutta la sua durata ha questa meraviglia in sottofondo. Alfredo Scogna, ma che bello ascoltarti. E proseguiamo, perché adesso, parlando proprio di nuove generazioni nell'ambito comunicativo, abbiamo proprio voglia ed entusiasmo nell'avvicinarci al mondo di io sono un con l'io davanti o senza l'io, no, sono un fregno abruzzese. Scusa, ti ho messo io di troppo, egocentrismo puro. Sono un fregno abruzzese, che faccio un po' fatica a dirlo. Mi spieghi perché, intanto, sto per mandare un video, ma mi spieghi perché è tutto attaccato? È perché suona meglio, è più fluido, no? Sono un fregno abruzzese, cioè non ti puoi prendere una pausa tra una parola e un'altra. Non esistono pause. Non esistono pause, per cui non ci fermiamo tipo anche islandese, mentre. Islandese, no? Tutto attaccato. Com'è? Tipo islandese, no? Perché in Islanda si scrive tutto attaccato. Però lunghissime, no? Sai pure di islandese. Vero. Ti occupi anche di islandese. Islanda. Di alcune cose. Bravo il nostro Francesco Stoppa, che tra l'altro vi anticipo, ve lo voglio proprio dire, che questa sera ci parlerà di magia, per cui lo faremo parlare, scusatemi, quando i vostri bambini saranno a letto, perché certe cose... Già si vede come sono vestito. Mamma mia, mi metti inquietudine, caro Francesco, ma la gioia di averti qui supera. Ma guarda qua la differenza di bracciali tra me e l'abruzzese fuorisede. Lo so, un altro stile, qui 1-0, palla al centro. Proprio. Per Stop, per il nostro professorone, ma andiamo con il video, voglio vedere il video di Sono un fregno abruzzese, via! Il mio animo abruzzese, come non lo avete mai sentito? Mi si rovina lo vede. Che allora lo vede? Senti che rumore abruzzese. Ma che sta scalzo.
che l'Abruzzo non bisogna solo vederlo, ma sentirlo con le orecchie e con il cuore. Tanta roba, qui c'è, ci sono tanti ingredienti, c'è la genuinità del dialetto, c'è la bellezza del territorio, ma sei sempre stato solo un fregno abruzzese o il personaggio è nato ora ora? Credo che la caratteristica più importante di me sia proprio quella di rappresentare quello che alla fine sono sempre stato, insomma, sono nato così, con questo carattere pieno di entusiasmo e non mi sono inventato niente, è quello che continuo a ripetere sempre a tutti quanti, insomma, questo, sì. Però non sei partito in sordina, perché io sono andata a scavare indietro, già i tuoi primi video, boom, hanno fatto il botto, hai convinto subito. Ho convinto subito. È stata una sorpresa per te o ci credevi già da subito? Ci credevo dall'inizio, sì. Tante persone mi chiedono, ma ti aspettavi tutto questo? Sì, convinto dall'inizio, l'obiettivo era quello di raggiungere un ampio pubblico e mostrare l'Abruzzo a tutti quanti, che mostrare bello. Un sogno più che altro. E quindi qual sì, è il sogno? Il sogno è far sognare l'Abruzzo agli altri, e questo è il vero sogno, perché credo fortemente in questa regione, essendo la mia regione, credo in tanti valori che questo territorio può mostrare agli altri, e quindi spero di poter portare tantissima gente qui, mostrarla quindi al mondo intero. Ambasciatore d'Abruzzo! Ho fatto un articolo, infatti, ambasciatore d'Abruzzo. Ah, ti hanno chiamato proprio così? Vedi? Giornale, non sapendolo, sì. Viene spontaneo. Sì. Ma io vedo dietro le telecamere, a questo punto, avendo detto telecamere, saluto il nostro Lino Lallone, Andrea Di Fabio, che oggi sono qui per sostituire, diciamolo, i nostri Alberto Capo e Francesco Berardinelli, perché più che delle volte mi sentirei salutare loro e li ringrazio, ma sto guardando da questo lato, lo so Andrea, sto guardando di là perché, cioè, vuoi entrare o non vuoi entrare, ma te devo venire a prendere, non ho capito, devi fare l'incursione, non ho capito, mi devi fare l'incursione, Luca Pompei, Signora, buonasera, direttore, ecco, bellissimo, è questo, ma l'illuminazione dal basso, ah sì, a sto livello stai, te vuoi illuminare, Lucone, allora, Lucone ha fatto questa incursione, abbiamo nominato prima, sì. E già abbiamo anticipato che tra le novità di quest'anno c'è la ciclicità, visto come l'ho detto bene, con la quale vi alternerete tu, il professor Francesco Stoppa, Fabio Di Cocco, e poi però lasciami dire subito una cosa prima di farti dare l'in bocca al lupo, abbiamo lasciato, se ci fate caso, il mese è fatto di 4 settimane, se loro sono 3 e si alternano, la 4ª settimana chi c'è? Chi c'è? E me lo dovete di voi chi c'è, perché noi abbiamo voluto lasciare la squadra aperta, crediamo che si possa completare nell'arco della stagione, per cui vogliamo, contiamo di allargarla, non sappiamo ancora chi sarà il quarto che ciclicamente verrà qui in studio, spero di potervelo dire strada facendo, e quindi questa è un'altra delle sorprese che andremo a fare piano piano piano. Luca, eccoci qua. Che farai tu? Sono ben contento di tornare a collaborare con la mia Paola dopo tante esperienze fantastiche. Prima si parlava del grande coraggio di questa emittente, e dobbiamo ancora ringraziare gli editori per averci dato l'opportunità di fare delle cose meravigliose, Paola, le ricordiamo ancora tutti con una grande nostalgia. Torno a trovarti, torno a collaborare con te una volta al mese più o meno, sì. No, giusto? Ma anche se vuoi di più, è che sei sempre indaffarato, sì. Giustamente. Lo faccio lavorare troppo. Ma è corretto, è giusto. È giusto così, per cui niente, verrò qui a commentare non in maniera pesante, ma la maniera leggera, come piace a noi, la maniera dell'intrattenimento serale, esatto, diciamo. I fatti più importanti che sono in qualche modo accaduti nella nostra regione, e non solo, faremo così una panoramica sulle notizie che caratterizzano le nostre giornate, così le commenteremo in qualche modo anche con il coinvolgimento degli ospiti in studio, se vorranno dire la loro, e così passeremo quei minuti di leggerezza e allegria parlando di tutto ciò che accade nella nostra regione. Che bello, non vedo già l'ora. Quando tocca a te? Quella dopo, Valeria, quella dopo. Bene, grazie Luca. Grazie a voi e buon proseguimento. Vai a lavorare perché sennò il direttore corca. Esatto, va bene. Attento alla luce, dicendo buon Andrea Di Fabio.
Allora, mentre salutiamo il nostro Luca Pompei, chiederei al nostro Danilo Cinquino in regia, che colgo l'occasione per salutare e ringraziare, di mandare l'altro video del nostro Sono un fregno abruzzese, perché continuiamo a parlare con lui. Siamo qui con Sandra. Sandra. Maria Grazia. Lucia. Le tre dell'Ave Maria. Le tre del Di San Giuseppe. Di dove siete? Noi siamo del Viterbese. Noi siamo dalla provincia di Viterbo, vicino a Roma. E se tu parli così, quindi non mi capite? Sì. Non mi capite? Ma in dialetto vostro come si dice? Non mi capite. A me si dice non mi capite. Non mi capisci o no? Ma che fa? Parliamo in giocapè. Mi capisci o no? Ma se vi facessi una domanda. Dimmi. A tutte e tre. Vi piace le serpenti a voi? Vi piacciono i serpenti? A me sì. La vedi da lontano. Cioè, però da lontano. Grossa bella. Però da lontano. A me sì. Da lontano. Io non ho mai visto questa festa. È una bella manifestazione. No, è veramente molto bella. È una bella manifestazione. Ma vi fanno più paura quelli piccolini? No. Quelli grossi. Quelli piccolini. Quelli piccoli morti. Quelle boccige, quelli bocci. Quelli grossi e quelli grandi fanno impressione. E quelli grandi fanno impressione. Grazie mille, buona giornata. Un bacio. Ciao a voi, ciao. Eccolo qui, eh? Quando è fregno? Proprio sono un fregno. Ma come una fregnaccia? Ma... Guarda, prendilo così. Come devo fare? Ma io posso fare una stagione così. E una cosa mi colpisce molto, la semplicità dei tuoi video. Sì. Cioè, non sono video straelaborati, sono video proprio che puntano sul contatto con la realtà, l'autenticità. Questa è la tua formula. Sì, esattamente. Scoprire le cose terra. Terra, così come sono. Così come sono. Così come sono. Così come sono. Ma tu, cioè, sono un fregno abruzzese, è nato la parola proprio perché ti dicevano così quando si fregna, così, per dire. No, scusate, perché comunque in Abruzzo si dice così. Secondo me una delle parole più utilizzate in Abruzzo è proprio questa. Quando dopo dopo freghe, ovviamente. Se sei proprio l'origine di questa parola. Scusa, non sei abruzzese, dove io si ricordano? Io sono smemoranda. Per un quarto sono abruzzese io. E l'altro quarto? E gli altri tre? Gli altri tre quarti. Buonanotte, la matematica non è un'opinione. Un po' elaborata. Poi ti avrei chiesto l'altro quarto. E no, ma mo, non cambiamo discorso, perché ho fatto una domanda precisa, l'origine di questa parola. Mo tu. E non la possiamo dire. Chi lo sa? Non lo dire! Non sono ancora andati a dormire i bambini. Si è ricordata. Ma che devo fare io per quest'uomo? Ma che devo fare? Però, con questa genuinità, il qui presente Ugo, con Ugo. L'H davanti. Con l'H davanti. Ma proprio l'anagrafe, Ugo. Perché mia mamma è tedesca, quindi nasco da mamma tedesca, papà italiano, quindi ha deciso di metterci. Ai medico, per fortuna l'ha. Non è abruzzese manco lui, vedi? Non è abruzzese manco lui, però è fregno. Non è abruzzese manco lui. Capite che è fregno. E dicevo che tutto ciò, che cosa ha sortito in termini di numeri? Ve lo vado subito a dire. Tu oggi conti ben 20 milioni di account raggiunti negli ultimi 30 giorni, di cui 60.000 che ti seguono regolarmente. La domanda è, come te lo spieghi? Questo è il bello dell'internet, vedere come il traffico dei dati rimbalza da una parte all'altra nel mondo è quello che mi sciocca di più. Sì, mi stupisce veramente come un video possa arrivare in India, in Brasile, in ovunque nel mondo, un video, una fotografia, e questo è il bello di oggi, secondo me. Sì. Il posto più lontano da dove ti seguono? Polo Sud. Ma veramente? No, l'altro giorno vedevo qualche dato dal Brasile, dall'India, Nepal, mi è arrivato perché feci un video in bicicletta mentre mi rubai, tra virgolette, un chicco d'uva da un carretto, da un trattore. E no, praticamente questo video è andato viralissimo, ha raggiunto 20 milioni di views, 500.000 di like. E vedevo cioè qualche tu che dato, rubavi un chicco d'uva e fa tutti sti like, cioè io vedo gente che fa 1000 capriole per avere due like. Faccio dei video assurdi in cui mi ci impegno le ore a montarli, a farli, a crearli, a pensarli. Dopo una mattina pedalavo in direzione Casoli, in provincia di Chieti, da Pescara, in direzione stazione di Tollo, mi trovavo a Tollo, vedi questo carretto. Avevo un po' fame, sinceramente, ho detto, ma assaggiamo questo. Questo video è così semplice, ma efficace, ma evidentemente, è arrivato in Nepal, in Brasile. In Nepal sono sensibili all'uva rubata, evidentemente. Oh, ma vi conoscevate con Gino Bucci? Sì, ci siamo già beccati in un'altra... Gino, conoscevi? Sì, ci eravamo visti... A Giulianova. Giulianova. Sì.
Sì. Però sì, è fregno, è fregno. Se lo dice, se lo dice l'abruzzese fuori sede, è il sigillo di garanzia. Esatto. Vi stimate, immagino, sì. Sì, sì, no, sì. Non è che state a fare finta di essere tranquilli. No, e poi no, cioè, non vi parla, non vi mettete. Ma ve li mettete i like a vicenda? Sostanzialmente. Eh? Si ignorano. No, no, non no, credo. No, no. Si ignorano. No, vabbè. Io sono poco empatico, però è fregno, so detto. È per me, senti, un'istituzione. È un mito, vabbè, è un mito per tutti, per tutti gli abruzzesi fuori e dentro la sede. Sì. Senti, una cosa che va detta è che non è che è tutto un caso, c'è un ingrediente alla base che ti appartiene, sei tu, e l'ironia, cioè tu sei naturalmente ironico. Cioè, pensate, i professori alle superiori non mi riuscivano a mettere 4, nonostante io non avessi studiato, perché ridevano. Professore, ma io mo mi inventavo qualcosa, non lo so, gli strappavo comunque un sorriso e quindi, dai, Moschera va bene, per oggi te la do buona. E sei andato avanti così, pensa che fortuna. Con ironia ed entusiasmo. E meno male che ti hanno compreso, sì, perché non sempre. Bravi, bravi professori. Che comprensione a volte, vabbè, fa parte della vita, però vabbè. Dai, per lo più sono riuscito a colpire con ironia ed entusiasmo. E allora questa ironia la vediamo in un altro video. Oggi non ce li facciamo bastare. Vai. Perché è troppo divertente guardarti. Andiamo. Bene. Danilo. Si prepara l'accezione. Ecco il intervistatore. Dove sei stato? Ehi, ciao! Abruzzese! Partito il coro ufficiale. Vuoi una birra? Certo che vuoi una birra. Giangialo! Lui è il ragazzo della canna storta. Ci ha piata la cazziata da leone. Ma avevi messo l'occhiata sbagliata. Io ti volevo chiedere, ma quanta canna è questa? Allora, prima parte è 2000. L'altra è 1500. Sono 4000 canne. Totale 4000 canne. Io mi sono fumato 60 anni, mi sono fumato di più. Le scaglie sono arrivate a Lupasci. No, Lupasci! Che chiudiamo e mo' li facciamo l'ammasciata. Mo' li facciamo l'ammasciata, eh. Il dialetto abruzzese, mica è... Placio planorico. Nonnismo. Tendi un attore di marijuana, c'è sta faricata. E non vi vergognate di giri proprio a finire. Viva le canne! Molto bene, fu così, sì, e fu così che la prima puntata della seconda stagione di Consigli per gli Acquisti Show fu anche l'ultima. Esatto. Molto bene, che bello, che bello. Sì, no, quella era un ciancialone di figli. Ciancialone. Comunque una mezza specie. Senti, ma quanto abruzzese hai imparato andando in giro per l'Abruzzo? Perché io non penso che tu fossi così erudito su tutte dialetti, le parole. Più gatto. Vari sì, dialetti, sì, certo. Il teramano, il chietino. Ricapisci io tutti? Vengo dalla provincia di Pescara, un paesino di nome Pianella. Pianol. E quindi l'accento si somiglia magari forse un po' più a quello pescarese, però girando per queste sagre, queste feste, festival tutta l'estate, ho scoperto tanti dialetti, sì, particolari. Senti, ma allora, detto che ovviamente vai fortissimo, è diventato il tuo lavoro, sì, ti impegni tantissimo, ma tanto per pensare un po' all'antica, ce l'hai un piano B? Un piano B nel caso ce l'ho, sai perché? Ho un pezzetto di terra, e se c'è la terra, se c'è ti la coltivi terra, il tuo orticello. Io dico sempre, acqua e farina, acqua e non te muori di fame. Che meraviglia! Paura non ne abbiamo. L'orto vuole che l'uomo morto. L'orto vuole? L'uomo morto. L'uomo morto. E con che questo... E quanto è bassa la terra. Io lo so che non si vede, ma ti adoro, caro Francesco Stoppa. E adesso, intanto, vi consiglio di andare sui social, cercare Sono un Fregno Abruzzese, mettere segui, tutto attaccato, l'abbiamo detto, segui e vedrete quante risate vi strapperà. Intanto andiamo con i nostri consigli per gli acquisti. Non sarà un'avventura, non può essere soltanto una primavera,
questo amore non è una stella che al mattino se ne va. Oh no 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 no, non sarà un'avventura. Questo amore è fatto solo di poesia. Tu sei mia, tu sei mia, fino a quando gli occhi miei avranno luce per guardare gli occhi tuoi. Innamorato sempre di più, in fondo all'anima per sempre tu. Perché non è una promessa, ma è quel che sarà. Domani è sempre, sempre vivrà, sempre vivrà, sempre vivrà, sempre vivrà. Non sarà un'avventura. Scogna, è vero, non sarà un'avventura, perché sarà qualcosa di più questa seconda stagione di Consigli per gli Acquisti Show, che gode di queste meravigliose certezze, come la nostra Valeria Di Berardino, che approfitto per salutare dietro le quinte, ed è, che vedevo, di una colonna di Consigli per gli Acquisti, il nostro Alfredo. Alfredo, come stai riniziando? A proposito di Valeria, delle donne di Rete 8. Tutte le donne io viaggio, se il direttore mi permette, ho scritto una cosina. Le donne di Rete 8 in TV fanno tutte il botto. Le donne di Rete 8, se non sei serio, fai fagotto. Le donne di Rete 8 ho le figurine sul cruscotto. Le donne di Rete 8 profumano come un lingotto, ma tutte fanno da mangiare. Oh yeah. Sanno cucinare, odiano stirare e san far l'amore. E fanno da mangiare, odiano stirare, odiano stirare. Ma questo è un particolare. Ma grazie. Ma come sono fortunato. A nome di tutte le donne di Rete 8, grazie. Ma infatti io volevo stuzzicare la vostra fantasia. Adesso le prossime volte portatemi qualcosa da scrivere. Ma che bello, mi sorprenderai così fino a maggio? Wow. Sì, anche perché adesso viaggio, sempre viaggio, ma sai, i miei viaggi sono lunghissimi. Sì, sì. E c'hai tutti sul cruscotto. Le donne del Molise, dell'Abruzzo, di Chieti, Quando vuoi tu, è casa tua, fai ciò che vuoi, ma adesso è più che casa tua, mia, sua, nostra, loro è casa vostra, perché questo è il momento della grande novità di questa stagione. Abbiamo detto che abbiamo promesso dal palco della presentazione del palinsesto al Teatro Marrucino che avremmo portato qui in sala le persone comuni. E poi persone comuni, io faccio fatica a chiamarle così, perché in realtà dietro la parola comune si nasconde sempre qualcosa di straordinario. E la prova è qui, nel nome di Virginia De Ritis. Virginia! Grazie. Oh, mi devi subito dire, se ti va, che cosa stai provando? Sei finita dentro la televisione. Sono finita dentro la televisione. Capito? E tu immagina che la notizia di venire alla televisione era la giornata dei sogni. La giornata mondiale dei sogni, il giorno che ho avuto la notizia che venivo. Quindi è un sogno che si è avverato nel giorno della giornata dei sogni mondiale. Hai capito. Fatemi dire anche un'altra cosa, perché a parte la realizzazione dei sogni, e siamo qui per questo, se il vostro sogno è entrare in TV, venite, entrateci, raccontateci le sfumature della vostra vita. E a tal proposito vi dico anche che vi potrebbe capitare di essere fermati proprio per strada, eh? Io e Valeria l'abbiamo fatto, sì, siamo andati alla villa di Chieti, abbiamo fermato delle persone comunissime dicendo venite in TV, quindi vi potrebbe capitare anche a voi, sappiatelo, siete stati avvisati. Cara Virginia, io però sfogliando un po' di piccole nozioni e notizie che tu ci hai dato sulla tua vita, io sono rimasta colpitissima. Intanto sei di San Martino sulla Marrucina, provincia di Chieti, diciamolo subito. Sì. Ok. Sei mamma. Sì. Sei moglie. Sì. Figlia. Sì. A tempo pieno. A tempo pieno. Hai 4 figli, 3 nipoti e un marito che ti tieni stretto facendolo sorridere. Beh, certo. Beh. Anche perché torna stanco, quindi se ti vede pure a te stanco, che no, allora ti tirarlo su.
e faccio, ma lui sorride, faccio la moglie attrice. La cipollata, la cipollata, e quanto è buona, ma veramente fai la cipollata? Sì, ma davvero? Con fagioli, senza fagioli. Qual è la tua ricetta migliore, Virginia? La ricetta migliore che leggo tutti un po', tutti, che tutti rimangono felici, sono i gnocchi. Ah, i gnocchi al ragù. Fai giovedì? No, giorni di festa, giorni, qualsiasi momento è buono per fare i gnocchi. Faccelo sapere, siamo sempre pronti. Non ci offendiamo, no, non ci offendiamo. Noi siamo una famiglia molto ospitale. Senti, ma qual è il ruolo che ti riesce meglio tra mamma, figlia, moglie o tutti? Sei straordinaria in tutto quello che fai. Straordinaria è una parola grande, però cerco di tener testa a tutte le parti. Anche per esempio quando devo andare a fare il teatro, che sono stanchissima. Quindi dice, c'è la... Perché fai teatro? Sì. Ah, il mio maestro è Fabio Di Cocco. Ah, il nostro Fabione, che salutiamo, che salutiamo. Aspettiamo che faccia un'incursione anche lui, oltre come Luca Pompei. E quindi ti sei avvicinata al teatro perché? Sì. Cosa ti dà il teatro non avevi nella tua vita quotidiana? Il teatro mi metto in prova da me. Quindi non ho una scaletta, posso anche essere libera di metterci del mio. E quando ci metto del mio è ancora più eclatante. È uno sfogo, è uno stimolo, perché sennò tu come passi le tue giornate? Io so che c'hai le galline. Sì, le mie giornate sono piene, quella è proprio che sono arrivata la sera stanca, però la voglia di andare è più forte che vado. Ma la tua giornata tipo, ti svegli a che ora per esempio? Dipende, sempre da quando vado a dormire. Più o meno 6:30, 7. Quando canta il gallo? E il gallo comincia alle 4. Quello comincia presto. Comincia presto. Quindi ti svegli e inizi a pensare ai nipoti, ai figli, al marito, a chi? Chi sono i tuoi primi pensieri? I primi pensieri è portare il caffè a letto al marito. Hai capito? Poi Carmine, questa è roba seria. Io lo Carmine. Porto a mia moglie, vedi, sono E poi cominciamo la giornata, facciamo un programma, visto che abbiamo la campagna, non è sempre la routine che tu ti svegli e devi fare quello. Secondo il giorno, devi vedere pure se piove, se non piove. Ma c'hai l'orto, gli animali, c'hai l'orto, animali. Tutto. È sempre stata questa la tua vita? La vita è stata sempre lì. Sempre lì. 5 chilometri, più di quello non sono andata. È il segreto della felicità questo? Non è tanto il segreto, bisogna volerlo, bisogna mettercisi nel senso tutta se stessa per riuscire ad essere felici, perché se vedi magari gente che se ne va in vacanza lì, là, e tu non sei felice del tuo posto, diventa un'ansia. Ma se tu ti alzi dalla tua finestra vedi la montagna, che per venire alla nostra montagna magari chi vorrebbe venire non può, e tu vai quando proprio è tutto sereno, da un'altra finestra io vedo il mare. Quindi da una finestra il mare, da un'altra la montagna, ma che vuoi di più? Questo è l'Abruzzo però, questo succede a tanti, ecco. Questo è l'Abruzzo, ragazzi miei, che meraviglia. Se ci stai proprio col cuore, lo vivi con serenità questa storia, questo posto, e sei felice. Hai tanti hobby però, che poi dipingi, poi ho sentito in un audio che tu mi hai mandato, dipingo casa. Sì. In che senso? Cioè tu ti metti a dipingere la casa? Sì, dipingo. Ultimamente ho fatto una parete bellissima. Cioè tu hai dipinto proprio dentro casa? Ma che meraviglia! Eh no, dovevi portare le foto. E poi fai l'uncinetto. Non ho avuto tempo, con un giorno. Che non è che... Infatti, c'è un'occasione che dobbiamo andare dobbiamo andare a mangiare. Non mi ricordo dove, vedremo la parete. Giovedì, non mi ricordo quando. Non ho capito quando. Un altro giorno. No, non c'è il giovedì, c'è un giorno qualsiasi. Anche un venerdì, quando finiamo da qui, un martedì sera, quando finiamo da qui. Ci stanno le patate buone, si fa un po' tardi, ma vabbè. Allora, quello che volevo invece chiederti, che mi incuriosisce moltissimo, è che tu ami proprio fare le cene con gli amici. Cioè, sei proprio una banchettara. Non lo so, non sono una banchettara, mi ritengo che sono molto ospitale dentro, ma proprio perché fuori no. Cioè sei ospitale, te lo tieni per te. Io sono ospitale. Aspetta, no. A parte che ho detto pure che sono fatta la terza media, quindi il linguaggio è un po' così. Ma c'hai più però, cultura tu, guarda. Ti volevo dire che è una cosa che...
voglio trasmettere al mio ospite tutta la mia gioia che lo sto ospitando. Che meraviglia. Vero che porti un nonno nel cuore? Sì. Perché? Perché diciamo che il mio papà per questioni di lavoro non c'era. Questo mio nonno ha fatto da papà. E questo mio nonno era... due nonni, ma questo in particolare perché ci sono nata nella sua casa. E praticamente ha vissuto delle guerre e ha imparato tanto lui dalla sua vita e me l'ha trasmesso, sia nelle cose di campagna, sia nel modo di ragionare, sia nella pacatezza, sia nel rispetto, di qualsiasi genere di sentimento si parla. Il mio nonno era presente, ce l'aveva. Che bello, che bei ricordi. Tu hai una valigia di ricordi che porti sempre con te. Per fortuna li ho conosciuti tutti e quattro e tutti e quattro mi hanno dato qualcosa da portare con me. Che cosa meravigliosa. Ma a proposito di portare, so che i tuoi figli ti hanno portato in giro per il mondo. Sei stata negli Stati Uniti, in Olanda, Cipro, in Spagna. E so anche che ti sei persa a New Orleans. Ma io invece ti vorrei adesso. Dai, se ci riesci sinteticamente, raccontaci. Come ti sei persa? Mi sono persa. Nel senso che ho detto, ma l'abbiamo fatto tante volte, andare a quel negozio col marito. E adesso voglio andare da sola. In un negozio che sta a New Orleans? Sì, negozietto nel quale eri andata spesso con tuo marito? Spesso il marito, vicino alla casa del figlio. Sì. Quindi era 5 minuti di camminata. Sì. Figurati, io avevo la strada in mente, figurati se non riesco. E sono andata lì, sono entrata da una porta e sono riuscita da un'altra però. Quindi ho smemorizzato la strada come pollicino e mi sono incamminata. Fino a perdermi. Conoscevi un pochino l'inglese, l'americano? No, c'è stato... What's American Boy, sei andato un pochino all'Alberto Sordi maniera? Sì, sì, e me la sono cavata per bene. Brava, me la sono cavata, sei tornata a casa. Sono tornata. Oh, hai capito, questo non si impara a scuola, si impara... La legge della sopravvivenza. La legge della sopravvivenza, brava. Virginia, prima di salutarti c'è una frase che tu hai detto in un vocale che mi ha... Non lo so, ho sentito un brivido ovunque e mi sono detta, ma che grande donna, che è Virginia De Ritis, mi voglio bene da me. Hai detto queste parole, mi voglio bene da me. Io trovo che ti descriva o no? Sì. Sì. Sei tu. Mi descrive alla grande perché se ti vuoi bene tu, se ti vuoi bene te stessa, tutte quelle che stanno intorno a te lo capiscono. E ti danno il peso giusto che meriti. Che meraviglia. Non devi far fatica. Allora, io sto per passare alle poesie. Si sente la serenità, cioè l'approccio alla vita in maniera serena. Questa è una cosa bellissima. Che cosa bella. Senza stress, senza... Mi viene da fare proprio un bel sospiro. Grazie Virginia, veramente di averci portato la bellezza della tua vita qui a Consigli per gli Acquisti Show. Dicevo che sto per chiedere al nostro Gino Bucci di prendere... Ma ce l'hai il libro dietro, Gino? Sì. Ah, ok, no, perché una volta sei venuto senza libro, cioè ti chiederò tra poco di leggerci anche una poesia, ma prima so che Virginia ne ha portata una. Virginia, riusciamo in 30 secondi? È breve, è lunga, com'è? No, non è lunga. Ma l'hai scritta tu? Allora, è una serata del nostro paese. Il nostro paese c'era un... Scusa, posso fare una cosa in diretta? Lasciatemi. No, c'ho sta luce qua che Pompei, mi sta frantumando. Pompei che ha spostato tutto, il nostro Luca Pompei. L'incursione ho spostato la luce, ce l'ho proprio qua. Mi sto illuminando d'immenso da un quarto d'ora. Oh, però sembravi una Madonna. Vero, addolorata proprio. Addoloratissima. Sai quelle Madonne lignee. Vero. Che sono non mi potevo guardare, c'avevo sta luce qua che chissà a casa quanti avranno detto, ma sta illuminazione laterale. Ma sta poveretta. A parte che ho fatto la sauna, ma è detto questo. Vogliamo leggere, che poesia è? L'hai scritta tu per la... Allora, è una poesia che si faceva un karaoke a San Martino e ognuno portava chi la poesia, chi un pezzetto d'opera, insomma, una cosa sua che ci teneva a fare. Io nel frattempo che decidevo ho scritto questa poesia, che era l'anno che un grande disastro nell'Abruzzo, Enrico Piano, il terremoto e via dicendo, e mi è venuto nell'anima queste parole semplici, però li ho fatti bene, li ho fatti belli. Ce la leggi? Come si intitola?
terra mia amata. Ok. Terra, mia amata terra, terra che soffre, arranca, ma non muore, si aggrappa ogni volta al cuore di chi in quel momento la sta pensando, la sta amando. Terra mia amata, io scrivo finché non muoio. Abruzzo, tu sei un tesoro. Chi ti ha visto e visitato di terra mia non si è mai scordato, e nel cuore se l'ha sempre portato. Terra di tanti colori e di intensi profumi, ricca di montagne, colle e fiumi, il sole d'Abruzzo, il giusto calore che si dà, donarci, che ci sa donare, sapori e frutta da maturare. Terra dove nasce il vero sentimento, la luna l'illumina tutta d'argento. Qui gli innamorati lasciano bacioni e fiori, insieme a giuramenti dei loro amori. Dio, quando la terra stava per completare, una stellina sulle mani si venne a trovare ed in mezzo tra i monti e il mare la fece poggiare. Disse, Abruzzo si deve chiamare. La benedisse e forte la volle baciare. Virginia De Ritis, che meraviglia, brava, brava, brava. Adesso voglio vedere come ti metti, caro Gino, dopo cotanto. Mo, ci aveva aggiunto mo il paragone. La fece tremare. Mo regge il paragone. Senge mette la virgola, non è lui. Io veramente non vorrei essere nei tuoi panni, Gino. Ma chi vedo, io chi ti vedo. Un applauso, eh? Guarda, sì, applauso. Ci vuole. E non montarti la testa, tu, donna, Fabio Di Cocco, che stai per entrare, perché l'applauso non era per te, era per Vigia. Vieni. Ma lui non è abituato agli applausi. Vieni, acceso. Buonasera. Buonasera. Non ci impallare. Vieni di qua, però, senza dare un calcio, per favore, alla luce. Buonasera. Non mi dare un calcio alla luce, che mi hanno illuminata. Buonasera a te, ce l'abbiamo fatta. Piccola incursione notturna, serale, no, notturna. Sì, serale. Dai, c'è. Ma come diceva mia nonna, ma che mi facendo alla casa del litro? Ma stavo ripassando perché ero andato a portare una serenata a casa di una certa Paola, poi non c'era. Ero qui, le serenate, fatemele qui. Sentilo, sei in squadra, sei ufficialmente un consiglio per gli acquisti. Colpa sua. Dì, di Alfredo, di sempre colpa di Alfredo, ma questo lo diceva Scorossi da tempi immemori. Appunto. Che piacere, è un piacere immenso essere qui. E sì, cosa abbiamo fatto un'incursione, perché giusto per ricordare che poi, oltre insomma tutto quello che già c'è, mancavo io. Ci sarai. Abbiamo visto prima Luca, è venuto, poi c'è il nostro Francesco Stoppa, una volta a settimana. Questo è presente nella mia vita in tutte sempre, le forme. Troppo? Troppo? Anche meno? Facciamo meno? Io faccio finta di non conosce uno, ma eccesso, cioè, non lo so, una cosa proprio... ma perché Rettore, questo accade perché si entra in squadra quando ci si sente in famiglia, questo è il punto, e tu sì, sei in famiglia, quindi non potevamo non farti entrare in squadra. Grazie Paola. Quindi riassumiamo, una volta al mese qua si ride. Una volta al mese qua si ride. Questa sì, è una certezza. Non è per colpa dell'abruzzese fuori sede o di Virginia che vedo qui, insomma. O del sono fregno abruzzese, lo conoscevi? Come no? Ci seguiamo noi. Ah, vi seguite? Ci linkiamo. E non vi siete ancora trovati? Linkami tutto. No, ci richiamo di tanto. Addami. Va sì, bene. Io vi lascio subito perché no. Ho interrotto. Quando ci vediamo con te, tra quante settimane? Se lui mi vuole che io mi scriva o mi vuole scritturare. Scritturare per fare teatro, o trattami bene la Virginia, che è persona deliziosissima. Deliziosissima. Altro che persona comune, ma fuori dal comune. Ma che è nobile, lei non è soprannobile. Soprannobile. Ciao Fabio. Ciao Paola, ci vediamo prestissimo. Benvenuto in famiglia. Grazie. Fra un mese. No, fra una sequenza, fra un paio di. Ma non lo so, io ho perso il conto. Te lo dico poi, Valeria. Ciao. Ciao. Settimana Fabio Di Cocco. Oddio. Attenzione. Oddio che inizio. Mi sento sbauttita, veramente. E allora, il gancio è questo, l'ho dato. Danilo, in regia, mi fai vedere la copertina del libro dell'abruzzese fuori sede, alias Gino Bucci? Eccola qua. Rime sbauttite. Partiamo da qui. Gino, intanto vieni fuori da un successo, Rime toscibili, che ha fatto veramente il giro di ogni, penso, di ogni frazione, ma non solo frazione, di ogni angolo di questa terra. E adesso arriva Rime sbauttite. Con quale proposito, con quale emozione, con quale intento?
Ma in realtà io non ho nessun proposito proprio in generale nella vita, quindi faccio un po' quello che mi viene, sempre con poco entusiasmo, ecco, mi veniva prima in mente vedendo il bellissimo entusiasmo del... Ne vedo troppo adesso sul tuo volto, un po' meno, troppo per entusiasta favore. Di quello che sta dicendo. E... Sta assorbendo un po' di energia. Di energia, ce n'è troppa. Il professore stasera a fianco è anche difficile. E, no, è praticamente questo nuovo libro, appunto, si chiama Sbautite, perché in realtà col vecchio mi hanno invitato, diciamo, in 180 comuni a parlare del vecchio libro. Io sono molto asociale, in realtà non parlerei manco con mamma, insomma, se fosse possibile, però questa accoglienza che mi è stata riservata in veramente tutti i posti in cui sono stato mi ha sbautito, ecco, questo era il senso un po' di sta storia. Sbautite in Abruzzo è un termine ambivalente, diciamo, in base anche alle zone dell'Abruzzo, e a me piaceva stupito, questa... Sì, però lo interpretiamo. Ma non solo, mi piaceva questa cosa, è che... Certo, sbigottito, stupito, però anche spaventato in molti termini, sbautito, in molti, un po' sballottato, sballottato, diciamo, no, così quindi anche. È uno stupore spaventato che provo io quando vedo la gente, insomma, che mi vuole bene. Ecco. Ovviamente sul vocabolario non c'è, ma ci sarà, giusto? Beh, dopo il fallimento, dopo l'ennesimo fallimento, diciamo, c'era la proposta di Intoscibile che doveva entrare nel dizionario. Poi la crusca, diciamo, nonostante fosse la crusca, non mi ha cacato in questo senso. No, però comunque, no, non ce la posso fare. Però sono rimasto simpatico a Sabatini, abbiamo fatto delle cose insieme con Grande, Francesco Sabatini, certo, è certo. Stato il momento più alto della mia vita. E quindi adesso ho sbautito un termine dialettale, quindi non ho ambizioni. Secondo me c'è. Sul dizionario lessico etimologico abruzzese. Ah, certo, etimologico abruzzese, parliamo di quello italiano. Sì. Allora, io vedo che ci sono in questo libro di poesie tante fonti di ispirazione. Rime della sciamenda, cibo abruzzese, lo dico un po' così perché mi viene, non lo so. Poi alcuni personaggi e tutti i paesi dell'Abruzzo. Io vorrei parlare delle rime della scimenza. Sei stato lasciato? Ah boh, sì, regolare, diciamo dopo, no, ah boh, dopo 7 anni, diciamo. Ah, dopo 7 anni è normale, sì, la crisi del settimo anno è roba, anche comprensibilmente, ha avuto modo di lasciarmi, io non ho sofferto, diciamo, il lasciamento. Ma è una cosa che è caduta tanto tempo fa o è recente? No, vabbè, ormai un paio d'anni, ho solo scritto appunto 700-800 cose in merito nelle notti successive al lasciamento. E le 10 migliori, diciamo, l'ho messa in apertura al libro, quindi è un'apertura che è anche un epitaffio, se vogliamo, ecco, quindi una pietra tombale su questa relazione. Cioè, Fedez gli fa un baffo a questa. Assolutamente, assolutamente. E sta disgraziata che è rimasta sola. No, ma portiamo rispetto. Ma infatti, ma ognuno ha i suoi motivi, magari è difficile stare con lui, ma che ne sai? Lui che l'ha piantata? No, è stato lasciato, le rime dell'lasciamento. Ah, ecco, perché sta disgraziata? C'ha ragione. Io tendo a dare comprensione alle donne. Voi uomini siete difficili, molto difficili. Qual è la cosa più difficile da sopportare di te come uomo, da stare accanto? Vabbè, sono sempre un po' QC, come mi vedi, quindi un po' comunque poco empatico, poco entusiasta, anche un po' depresso, se vogliamo, quindi non è che rendo molto felici gli altri, ecco, soprattutto dal vivo, voglio dire, magari quando scrivo faccio ridere. Certo, vivere con questa consapevolezza non deve essere facilissimo. Ci leggi una cosa, ma ce l'hai qua il libro? Ce l'ho fuori campo. Ma come, diciamo, ce l'hai fuori campo? No, passa, Valeria. Ma che dobbiamo fare, Valeria, se hai sotto mano il libro Sta vicino al ventilatore, se sta posso dire. Sta vicino al ventilatore, Francesco, non me lo prendi, libri, per favore? Arriva Valeria, arriva. Arriva Valeria, correndo. Ma in realtà dopo la splendida... Ma ce l'hai pronta una poesia o mo me la devi anche cercare? C'è lo zaino, Valeria. C'è lo zaino. Valeria, ma tu ti rendi conto cosa dobbiamo... No, perché preparare... Scusami Gino, tu vieni a promuovere un libro... Ma io non sono un promovitore. Ma lo so che non sei un promovitore. Però è normale che io ti avrei chiesto mostracelo, eccolo. No, era anche addirittura in doppia copia, Valerio. Cioè, esagerà proprio, No, dai, leggici una cosa volante. Ma non deve essere la cosa di cui vai più fiero, che dici? Ce la vogliamo... Vabbè, la cosa di cui vado più fiero del libro, se vogliamo, è l'ultima cosa del libro. Okay. Come ti dicevo, col vecchio mi avevano invitato un po' ovunque, a volte capitava che il paese che mi invitava non era citato nel vecchio libro. Mm-hmm. Allora in questo nuovo, diciamo, in maniera anche un poco, non possiamo dire parolacce, però no, insomma qui ci... culo. No, para quella cosa. No, no, per carità. Ci ho messo tutti i comuni abruzzesi in un unico componimento, quindi più o meno ovunque vado mi sento a mio agio, perché il libro del paese sta citato. Okay. Però vista la situazione attuale di questo studio, io ti leggerei Lucal, se vuoi. Guarda, lo sentiamo a pelle proprio. Anche in dialetto. È rinfrescante, però spero. Non ci sono, credo, parolacce. No.
Va bene. Lucal, oddio ma fa Lucal, mo crepe, mo sfiate. Lucal, a Mondabal, Nucal con gallate. Se squaia pure li prete, già volle la fondana. Lucal, a Nanzarrete, me struie fino a domani. Nucal proprio antica, cal in gangarinite, bafagna cica cica, buttagne sturdillite. Momo abbiata a coce, se casca li cellit, li vicchie ci si scroce, li giovane sta zit. Ma questo è callamare, e cal nire nire, a scorta già l'umar, sa smorte li pensire. Mo schiatte li marroc, si stacca li mutan, puzza piano toc, fa cal pure uan. Navasto lo citrone, gi stacca cose mie. Tumbaccia lo stradone, mo l'ovo ci pufria. I mo m'allanganisce, la nonna s'avvicina, dundì ma la finisce, so fatto lo brudino. È anche una tradizione che è eccezionale, eccezionale, grande, anzi, grande capacità. È proprio del una terminologia no, tradizionale, è più che un poeta. A proposito di poeti, cioè io leggo che hai scritto una poesia, La pioggia a Pineto. Io su questo, oh, Arpione, su questo vi prego, dite qualcosa voi. Mestina diventata La pioggia a Pineto, no, cioè D'Annunzio si sta ribaltando, La pioggia a Pineto. Sì, perché diciamo perché spesso, ma diciamo comunque sono un appassionato di poesia in generale, quindi anche della poesia. Ma qui c'è da compensare un vuoto. No, era una parodia, diciamo, ho sempre pensato, cioè passando spesso a Pineto, dico come sarebbe stata la pioggia a Pineto in provincia di Teramo, e quindi ho fatto questa riscrittura d'annunziana, ecco, è una mattità. Senti, c'è una prefazione che parlacene tu, perché so che la vivi come una calata, perché insomma l'altro libro aveva Remo Rapino. Sì, l'altro libro c'era Remo Rapino e Donatella di Pietrantonio, mo c'ha toc Domenico Di Felice, diciamo. Una calata così proprio. Fabio, Fabio lo conosce bene, un personaggio abruzzese, così. Diciamo. Vincerà il campiello anche lui. Sperabilmente, prima o poi. Però insomma ha scritto questa prefazione. Certo, quella di Remo era un'altra cosa, però insomma, chissà contenta cosa. Bello scrivere le prefazioni per te comunque. No, scherzo. Senti, però in questa prefazione si parla del tuo essere poeta, tu non vuoi definirti poeta, ma perché non ci fai pace questa cosa? No, ma assolutamente no, dai, per carità. Modo tuo. No, una cosa, vabbè, mo mi viene da dire sempre così, io vado spesso anche alle presentazioni di libri, di poesia, comunque seguo molto questo mondo, e appena vedo uno, diciamo, l'autore che si definisce poeta, già capisco che non mezzo scalla nucella, insomma, in questo senso. Quindi basta definirsi poeta per non esserlo. Dove? Al premio quello al ricetto di poesia. No, no, no. Premio Modesto della Porta, ho presentato io. Vabbè, vabbè. Tra l'altro il premio ne stai ricevendo anche, quindi insomma è partito molto bene, è partito bene il giro di presentazione di questo libro. Preferisco non definirmi un poeta anche e come per ti definisci? Io non mi definisco, non ti definisci. Preferisco che siano gli altri ma ci a definirmi. Ci sta, direi assolutamente. Girerai per quanti anni, visto che lo scorso libro era infinito quel tour di presentazione? Sì, vabbè, mo ci hai preso gusto, no, sarà mo così? Fino a Natale sicuramente, poi probabilmente ci fermiamo, comunque finché mi chiamano io accetto. Certo. Insomma, allora se finché ti chiamano, bello mio, non finiremo più. Dove si mangia 10 accompagni io mi faccio rimborsare in natura solitamente, quindi si mangia sempre. Noto scroccone abruzzese, no, ma consentimento, e quello non manca mai. Andiamo con i consigli per gli acquisti e poi mi raccomando, a letto i bambini perché dobbiamo parlare di magia. Siamo sempre qui, Consigli per gli Acquisti Show, seconda stagione, ogni martedì alle 21 saremo qui e tra i grandi protagonisti della nostra famiglia vedrete una volta al mese, quindi una certezza, segnatevelo in calendario, se siete suoi fan, il professor Francesco Stoppa. Caro Francesco, per iniziare in bellezza, oggi con te parleremo di magia si parla tanto, a volte anche a sproposito. Io ti chiederei di partire intanto dal perché questo argomento e che cos'è la magia. Ma adesso voglio trattare con leggerezza la materia. Allora, secondo me la magia è un'interpretazione un po' ingenua che le persone danno a sensazioni che ricevono. Sì. Forse da una dimensione che ancora noi non conosciamo, no? Perché in fondo la forza di gravità è stata sperimentata per millenni dall'uomo, ma poi ci è venuto Newton per definire cos'è.
e così via. Probarsi che sia una forza dell'universo che ancora non abbiamo scoperto, che però alcuni di noi in qualche modo percepiscono. E poi gli danno un'interpretazione personale, bonaria, somatizzano. E quindi sì, questa potrebbe essere una spiegazione molto razionale. Che bello, siccome noi ne parleremo qui però in termini culturali e tradizionali legati all'Abruzzo, io ti chiederei proprio qual è il legame tra l'Abruzzo e la magia. Allora è profondissimo, perché le tradizioni abruzzesi affondano le radici nell'antichità e quindi è irreversibile questo rapporto tra uomo e interpretazione di questi fenomeni soprannaturali. Poi è anche, sapete benissimo, si lega anche alla religiosità, perché molti riti magici si svolgono in chiesa, ma ognuno ha le proprie superstizioni. Io per esempio sono seduto ora sopra un mantello da negromante. Veramente? Sì, vero. Che però è messo al rovescio. Perché? È perché appunto in modo che, diciamo per un effetto di rovesciamento delle energie, emana energia positiva e quindi mi ci sono seduto sopra. Tutti i mantelli al rovescio o questo in particolare? Quello da negromante. Il negromante è colui che parla con i morti. Oh mio Dio. Ecco, e quindi mi sono seduto bello su intrattenimento questo. Cioè, no, perché devo avere un'energia positiva. Però che non lo vediamo questo mantello, quindi o ti alzi tu, Francesco. Ce lo fai vedere oppure, questo mantello a grande richiesta. Eccolo qua. Ecco, un colore meraviglioso che si vede in televisione. Questo è l'interno. Cioè, mamma mia, che mi hai fatto vedere bene, adesso. Capito? Oh, perché è la prima puntata, Paola, capito? E l'interno del mantello. Io, come dire, non sono supersticiosa, dove ci siamo andati ad imbarcare oddio, stasera. Oddio, il viola, molto bene. Bene. Allora, scusami, Francesco, però la curiosità è d'uopo, vero? Sì. E perché hai un mantello da negromante? Parli con i morti? Io ho moltissimi amici, guardate i bracciali che porto, moltissimi amuleti che porto, i miei tatuaggi, sono tutti legati al mondo dell'esoterismo e ho tantissimi amici che regalano degli amuleti. Ma pensavo morti. No, ho molto paura per un attimo. Regalano questi amuleti perché sai che hanno più potere quando vengono regalati. Ah, non lo sapevo. Sì. E poi va bene, nella tradizione abruzzese ci sono tanti oggetti particolari che sono proprio dotati di un potere magico. Intanto non so se abbiamo visto magari la prima diapositiva di alcuni oggetti che sono serviti proprio per un rito, 3-4 giorni fa, per un rito di iniziazione e di santificazione legato agli elementi naturali, cioè l'invocazione dei quattro elementi naturali fatti in un certo modo, che conferiscono ad alcuni oggetti magici un potere sovrannaturale di protezione, perché in realtà la magia nella tradizione abruzzese è una magia di protezione, quindi non è una magia nera. Certamente queste cose, Francesco, arrivano da molto lontano e ce le portiamo dietro da millenni, ma come si fa oggi nel 2024 ancora ad aggrapparsi a queste, chiamiamole realtà? Ma fa parte del misticismo, fa parte dell'animo umano, è un'altra interpretazione così della realtà, del surreale. Ma poi abbiamo tanti oggetti nella cultura abruzzese che poi avevano uno scopo magico ma anche pratico, no? Per esempio abbiamo la pietra stregonia o la pietra di fulmine, magari potremmo anche... abbiamo le fotografie, faccele vedere. Sì, no, ce l'abbiamo anche qua. Ah, l'hai portate. Sì, certamente. Mostre. Allora, questo veramente è un angolo della mia casa, in cui, io abito in una casa particolare, abitata da fantasmi, in cui si dicevano le messe nere, ma abbiamo convertito questo angolo, ove, diciamo, si praticavano queste messe nere, e rovesciando l'energia, quindi con tutti questi amuleti appesi, si è rovesciata l'energia da negativa, è diventata positiva. E quindi quando ti siedi in quel posto ricevi vieni avvolto da energia positiva, serenità, felicità, cadono le ansie. Ed è molto bello per me, e come vedete, mi vedete seduto, quando mi sento agitato insomma in qualche modo circondato inquieto, mi siedi là e ti Virginia, tu credi nella magia? Non può dire di sì. Perché c'è molta censura su questa cosa. Non può dire di sì, però se uno fa le corna. Uno ci crede. Uno fa le corna qualche volta per scaramanzia. Ah, quella è superstizione. No, perché è un gesto accompagnato da una credenza e quindi un rito. Spiegacela. Perché se tu fai le corna vuoi scongiurare il cattivo augurio e quello è un gesto accompagnato da una credenza e quindi è un rito.
quando facciamo le corna purtroppo è così. Allora diritti ne facciamo qua invece ho la pietra di fulmine. Okay. Che è una punta di lancia paleolitica, non so se si può inquadrare, ma comunque ce l'abbiamo. Riusciamo anche a inquadrare e fare un primo piano di ma questa pietra? Ce l'abbiamo pietra? Anche in... sì. E questa proteggeva dai fulmini perché è fatta di pietra focaia, cioè di selce, sì, e a forma punta. Quindi i contadini trovandoli nella terra, e siccome il fulmine non cade mai due volte nella stessa... nello stesso punto, è fatta di pietra focaia, per loro questa era la punta del fulmine, e siccome il fulmine non cade mai due volte nello stesso punto, indossandola si proteggevano dalla fulminazione. Ma pensate, ma gli abruzzesi è un popolo, l'Abruzzese è un popolo di credenti nelle magie? Crede nelle magie? Sì, sì, no, no, guarda, allora, sì, io vi abito in un triangolo delle Bermuda, un triangolo delle Bermuda delle credenze esoteriche. E, diciamo, poi un altro oggetto molto bello è la pietra stregonia. Ecco, io qui mi soffermerei un attimo se c'è un'immagine. Qual è? È quella con le stelline. Quella con le stelline, sì, ce l'hai. Perché dobbiamo vedere una foto quando possiamo vedere l'originale? Eccolo. È un oggetto molto raro. Facciamo un bel primo piano. È un bezoar, cioè è fatto di corallo. Bello. È un corallo che ha 60 milioni di anni. E vedete tutte queste stelline, sono i coralli. Allora la strega arriva e conta i setti dei coralli, quindi i coralli devono essere tanti e piccoli, di modo che arrivi il mattino e poi la strega perde il potere. Però ha anche una forma di cuore apotropaico e quindi protegge dal malocchio. Sì, adesso qui però tu mi volevi fare domanda se ci sono... Che ti devo cose chiedere? Taroccate, diciamo, nella magia. Eh no, allora, questa è una curiosità che ho davvero, perché naturalmente girano tante di quegli amuleti, no? Che allora, però perché, in realtà stanno questo, nelle bancarelle, cioè come ci difendiamo da girano questo? Girano nelle gioiellerie e costano anche bei quattrini. Per esempio, questa pietra, diciamo, stregonia, viene venduta fatta con un corallo silicizzato texano che ha i coralli grossi e quindi se fosse un protettivo... Non lo sarebbe perché la strega farebbe presto a contare. E allora, però devo dire che certamente non tutti possono permettersi un autentico gioiello, un autentico talismano abruzzese. Ma quindi, quanto condiziona la vita di una persona credere nella magia? Molto, perché le persone che sentono, hanno questa sensibilità per questa quarta dimensione, per questa forza che non conosciamo ancora, che non abbiamo studiato, che non abbiamo scoperto, si cercano tra di loro e hanno bisogno a volte di protezione. E quindi ci si unisce. Io non so se questi argomenti mi fanno più paura o no, mi non più ti devono credula. Fare paura. Carmine, no, tu che no. rapporto hai con la magia? Io ho un rapporto di interesse perché per quello che sta dicendo Francesco, perché so che Francesco è uno scienziato, sì, quindi certo. ha un approccio come si dice positivista con la realtà e quindi mi fido di quello che dice lui, non di quello che dicono gli apprendisti stregoni. Quindi certo, se una persona di scienza ci parla, poi voglio dire, ognuno ha le sue... è una persona libera, laica, è una persona di ampie vedute. Io sono propenso intanto ad ascoltarlo e poi anche a capire una parte di noi stessi, della nostra storia, come dice lui, da antropologo, del nostro modo di essere, perché insomma l'uomo non ha soltanto una dimensione scientifica, non ha soltanto una definizione fisiologica, non è soltanto questo, ma è anche quello che la sua storia lo ha portato ad essere. Soprattutto Carmine, non ha scoperto tutto. Esatto. Cioè questa è una grandissima presunzione del mondo moderno, aver scoperto tutto, ma noi non sappiamo cosa c'è oltre certo, le stelle, questo sicuramente. Non sappiamo cosa c'è oltre l'universo. Interroghiamoci, continuiamo a interrogarci, usando la sensibilità. Usando la sensibilità, ma usando anche forse altri mezzi, ma io sono sicuro che scopriremo nuove dimensioni e la scienza va avanti e quindi anche ciò che noi chiamiamo ora magia, no? Come una volta il fuoco veniva chiamato magia, no? Da chi ha scoperto il fuoco, ecco, e certo, chiameremo magia in un altro modo e diventerà vero, parte sta, della ci realtà. Sta. Mi piace, vista così, mi piace. Ci stiamo per salutare, dimmi solo come stanno i fantasmi di casa tua? In questo momento perseguitano mia moglie e fanno bene. Perseguitano tua moglie? Io direi perché che con questo veramente meglio, non potevamo chiudere meglio.
loro perseguitano. No, forse un pochino l'ho indirizzato. No, no, questo non lo voglio. Come l'hai indirizzati, no, vabbè, a perseguitare, no, tua moglie? Ma io, sì, abbiamo, abbiamo finito di dire, abbiamo adesso lo scienziato, l'uomo. Va bene, allora con grazie, questo non grazie, potevamo avere grazie, chiusura migliore, grazie, grazie Francesco Stoppa, vado a salutare tutti i meravigliosi ospiti di questa puntata, grazie al direttore Carmine Perantuono, grazie Ugo Moschera, sono un fregno abruzzese, grazie a voi, grazie a Gino Bucci, l'abruzzese fuori sede, le sue rime sbauttite, mi raccomando, leggetele, Virginia De Ritis, grazie. Che dire, grazie, grazie, grazie per essere stata con noi, grazie al nostro Alfredo Scogna, super magico, questa è la magia, questa è la vera magia. Grazie a Valeria Di Berardino, aiuto produzione, grazie a Danilo Cinquino in regia, ad Andrea Di Fabio che non solo coordina tutto ma oggi è stato anche operatore di ripresa insieme al nostro Lino Lallone che ringrazio, ringrazio anche Albano Paolinelli per la scenografia, tutti voi per averci seguito oggi, veramente questa sera per noi è stata una puntata preziosa e avervi con noi è stata la vera magia. Buonanotte, a martedì prossimo.